origini della pizza e la sua storia. Si pensa che la parola pizza deriva da pinza, participio passato dal verbo latino pincere, che significa stampare. Questa descrizione etimologica fa referenza a come si prepara l'impasto della pizza, al suo origine come in una forma di focaccia, laminato sul pavimento del forno. La storia della pizza probabilmente inizia con la storia dell'uso del pane dell'umanità. La pizza viene da un cibo fatto dagli umili abitanti della città di Napoli e perciò appare come un piatto popolare tra i napoletani, ma la composizione non era tanto varia quanto da oggi. Inizia come un pane piatto nel quale si mettono gli ingredienti, così fu ottenuta la focaccia, tipica tra i soldati romani. Un'altra variante sarebbe la calzone, che è molto popolare in Italia. Pani simili esistono al fuori dell'area del Mediterraneo. Come esempio si trova l'indiano parafa, e l'esistenza di queste varianti locali hanno fatto che il nome di pizza sia stato diluito in varianti regionali infinite. La pizza è un piatto facile di elaborare, che miscela ingredienti base e semplicità. La sua assunzione è un fenomeno sociale, e con l'hamburger sono alcuni dei fast food più globali. La pizza è diffusa da Napoli al resto d'Italia e poi nel mondo, forse a causa dell'immigrazione italiana in tanti paesi. La pizza ha sofferto molti cambiamenti regionali, per esempio a Roma è molto popolare la pizza al taglio, ma la pizza intesa nella forma più semplice è preparare la pasta di pane cotto e successivamente ricoprirla con salsa di pomodoro e formaggio. Tutte le pizze sono fatte a partire di questa base, che è anche chiamata margherita. Il vecchio Port Alba, nella città di Napoli, è considerata la più antica pizzeria del mondo. Come aneddoto, circa l'importanza sullo sviluppo di una buona pizza in Italia. Sappiamo che la regina Maria Carolina d'Asburgo, moglie del re di Napoli, Ferdinando IV, ha costruito un forno speciale nella sua residenza di Capodimonte per fare pizze, al fine di servire ai suoi ospiti. 4 anni fa, la pizza napoletana è stata riconosciuta con uno status speciale, denominazione di origine, da parte dell'Unione Europea. Questo rende fieri ai napoletani.